Lei pensi a giocare che al mio infarto ci penso io, scappi. Non mi serve. Merda. E si scandalizza. Merda. Ho fatto G. E che qua dentro io non sono mai riuscito a trovare qualcuno con cui scambiare due parole in maniera decente. Lei è la sola persona con la quale io riesco a parlare, sa? È terribile, lo so. Uno pensa che dovrebbe essere facile parlare con qualcuno in un posto così pieno di gente. Ma per amor del cielo, metà sono catatonici. Quelli che parlano ti fanno rimpiangere quelli che stanno zitti. Sa? 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 Una mano quasi decente. Anche la mia non è che sia male. E ti pareva, per carità. Io penso che noi siamo due persone che insomma stanno bene insieme. Sì, no? Sì, Weller, io sto bene con lei, però lei non può giocare a Gin. E se per caso io volessi giocare di nuovo? No, niente da fare, guardi. Non appena perde saremo punte da capo. Io sono un'ingenua, ma non sono una matta. Neanche io sono matto, eh? Tutta la mia vita io non ho mai visto nessuno diventare uno una belva per un gioco. Non è normale, Weller. In lei c'è qualcosa che non va. In definitiva io sarei un potenziale assassino. Un pazzo da tenere d'occhio. Un uomo volgare. Un peccatore senza speranza perché nomino continuamente il nome di Dio in vano, eh? Insomma, senta, Weller, è lei che deve fare i conti con la sua coscienza, non io. Forse lei lo vuole sapere perché al mondo ci sono tanti disgraziati. Perché hanno avuto una madre come lei. Adesso vediamo chi è lo stupidino, una carta. Sì, sì. Dai, una carta, una carta. Sì, 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 sì. Una carta, per Dio. Sì, sì, sì. Una carta. Dai, vieni. Sì. Sto per un pelo. Sì, questa è. Scarti. Questa è questa. Scarti. Ah!